Da dove venite e perché quest'anno qui alla Scassata del Zenerù? Noi veniamo da Valle di Saviore, un piccolissimo paesino della Val Camonica. Siamo qua perché ci hanno invitati, perché abbiamo una manifestazione simile con i campanacci e si chiama le Pisa Ege e la facciamo sempre il 5 di gennaio. Quindi l'avete già fatta voi, è simile alla Scassata del Zenerù? Sì, è simile alla Scassata del Zenerù, per cui siamo qua, diciamo, per un piccolo gemellaggio. Ci spieghi il significato di questo nome? Il significato esatto non lo sappiamo, perché risale alla notte dei tempi e anche i vecchi del paese non lo sanno esattamente. La cosa che si dice è che si sfilava per le vie del paese con i bambini davanti, con i loro campanacci, per diciamo scacciare il male che c'era nel paese, per ripulire il paese. Manuel Schiavi ormai lo possiamo considerare un esperto di questi riti. Vuoi cominciare anzitutto a spiegarci che cos'è la maschera che porti questa sera? Sì, questa sera indosso una maschera di Krampus che è tipica delle valli tirolesi. Krampus deriva dal tedesco arcaico Kramp, che significa artigli, infatti di artigli questi diavoli ne hanno molti. E questa è una maschera che arriva dal Nord Tirolo, realizzata nel legno da un artigiano della zona di Innsbruck, e poi è ricoperta di pelle d'animale con queste corna di stambecco. E indosso anche un costume, una pelliccia di questa pelliccia nera molto, molto grossa, pesante e calda. E dietro ho delle, come dire, dei campanacci ancora per scacciare l'inverno, quindi sempre con la solita simbologia. Dei campanacci rotondi molto particolari che vengono indossati solo nella zona del Nord Tirolo. Quest'anno hai voluto portare qui alla Scassata del Zenerù un gruppo che arriva addirittura dall'Irlanda. Ce lo fai conoscere meglio? Esattamente, dall'Irlanda del Nord, da Armagh, vicino Belfast. Sono gli Armagh Rhymers e loro svolgono delle festività riferite ai riti calendariali celtici, in particolare per Santa Brigida, e poi durante l'estate la festa di Lunasa, una festa di ringraziamento di questo dio celtico per ringraziarsi con la natura, una festa che viene fatta dopo il periodo del raccolto. Hanno delle maschere realizzate nella paglia e c'è un uomo, che si chiama Uomo Selvaggio, che rappresenta appunto questo legame con la natura, una natura che deve essere prima di tutto risvegliata e poi ringraziata per propiziarsi un nuovo anno. Sono accompagnati anche dalla musica? Beh, la musica è un elemento fondamentale del rito, soprattutto di questi irlandesi, perché serve a dare il ritmo allo stesso rito. Una musica tradizionale con delle danze, con dei canti in gaelico che servono per rallegrare un po' l'atmosfera.
davvero un'emozione fantastica vedere quanta gente è venuta questa sera, e questo la dice lunga di quanto questa tradizione ormai abbia preso piede in tutta l'Alta Valle Seriana, e non solo ad Ardesio e i paesi qua vicino, ma ho visto tanta gente, l'ho riconosciuta, tanta gente che viene dalla media e dalla bassa Val Seriana. Questo la dice lunga di quanto ormai questa non sia più solamente una tradizione per Ardesio, ma è ormai diventata una festa popolare per davvero tanta gente, per davvero un collettivo sempre maggiore, e lo dimostra il fatto che con sto tempo infame è davvero un successone. Questo premia anche gli sforzi per far conoscere la festa. Uno dei risultati di questi sforzi è stato anche il libro che è stato presentato nei giorni scorsi, che vi ha permesso di mettervi anche in contatto con altre località che hanno questi riti. Naturalmente questo è vero, perché si parte dalla cultura per portare avanti le tradizioni. Questo secondo noi non è solamente la nostra tradizione, ma è anche un appuntamento culturale molto importante, perché il nostro rito non racchiude solamente quella che è una cacciata dell'inverno, ma racchiude davvero un vivere, un modo di essere che racchiude un intero paese, un'intera vallata. Il libro è stato presentato domenica e quest'oggi davvero sono rimasto incredulo quando ho visto da Valle di Saviore, che Saviore dell'Adamello, che è un paese in Valle Camonica, li ho visti arrivare questa sera. Davvero hanno fatto un'ora e mezza di strada, sono quasi 70-80 chilometri per venire ad Ardesio insieme a noi a scacciare l'inverno, e davvero è una cosa fantastica davvero. Come sempre so che tieni molto ai ringraziamenti. Ma questa volta devo ringraziare davvero con tutto il cuore tutta la gente che si dà da fare per questa manifestazione, perché non è semplice. Quando fa bel tempo è davvero uno sforzo, ma davvero stati tutti fantastici anche con questo maltempo. Tra l'altro anche tutto il gruppo del Generu Baby di settimana scorsa si è radunato a darci una mano questa sera. Devo ringraziare i costruttori del carro, perché davvero hanno fatto un capolavoro quest'anno, è una cosa fantastica. Devo ringraziare tutti gli scampanatori, tutte le persone che abbiamo visto con il campanaccio, con le tole, tutti quelli che sono venuti. Ringrazio i miei amici da Valgoglio, da Rovetta, da Bossico, tutti da Villadogna, da Parre, tutti questi ragazzi che hanno sfidato il maltempo per venire con noi qui ad Ardesio, a unirsi a noi per scacciare l'inverno, perché so che ci tengono tanto, davvero è una cosa che ormai è entrata anche dentro di loro, ed è fantastico tutto ciò. Poi, se mi permettete, devo fare una dedica particolare per questa scassata del Generu 2014, la voglio dedicare, ma questa mia dedica arriva da tutto il gruppo del Generu e da tutti i ragazzi della Proloco. Lo vogliamo dedicare a Fabiano, che è uno dei costruttori del carro. Quest'anno non ha potuto dare una mano agli costruttori storici, perché ha avuto dei problemi fisici, però va ricordato perché è lui uno dei promotori della manifestazione. E poi devo dedicarla, ma davvero con tutto il cuore, al grande Minio Antonio Del Bono, che purtroppo in questi giorni è in ospedale perché non sta bene, e tutti noi lo dedichiamo a lui, perché lui è l'anima di questa festa. Tra l'altro questa sera l'abbiamo chiamato con sotto il rumore dei campanacci, era davvero emozionatissimo, e anche lui aveva un campanaccio con sé, lo sentivamo, era nel corridoio dell'ospedale a scacciare l'inverno insieme a noi, perché comunque è davvero anche importantissimo che la si sente anche se non sei questa sera ad Ardesio.